vado subito a salutare, la ringraziamo per essere con noi, visto che come ogni giovedì i primi 15 minuti sono dedicati a Sati, quindi Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali. Saluto subito la direttrice Guia Berti, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Eva. Direttrice, se lei riceve una telefonata e le chiedono che radio ascolta, cosa risponde? Di radio, anzi no, io la radio mitologi. Ah, va bene, comunque ci siamo, ok? Quindi se poi, poi le chiedono, tanto faranno anche una lista delle radio, ma ha ascoltato Radio Mitologi, RDF 102.7, lei risponda sì, insomma, ok? Assolutamente, siete sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. Ed è davvero con piacere per noi. Vado anche a salutare, perché lo abbiamo già visto, uno studente, Brando Rutten, è così, vero? Detto bene? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora, direttrice, parto da lei perché questa è stata una settimana importante, con il sorriso, con la gioia, perché il 50% degli studenti sono rientrati, delle scuole superiori sono rientrati in classe, e quindi anche nel vostro caso qualcuno è rientrato. Sì, nonostante non siamo una scuola superiore, noi il DPCM è molto nebuloso per le realtà come le nostre. Quindi noi ci comunque accodiamo alla realtà di una scuola superiore e con gioia siamo rientrati al 50%. Veramente con somma gioia e somma felicità siamo da lunedì, ragazzi, fanno il 50%, quindi 29 ragazzi in classe e 29 ragazzi a casa, che si alternano un giorno sì, un giorno no, fino a che non si stabilizza, perché ahimè non so quanto purtroppo durerà questa situazione. Io spero che ci si vada a stabilizzare, ma non si sa mai, quindi per ovviare al problema di io non sono mai andata in presenza, preferiamo farlo, alterniamo un giorno sì, un giorno no. Senta, questo rientro, che cosa ha potuto registrare lei da questo rientro, soprattutto dagli sguardi, dalle emozioni dei ragazzi? Sì, tanta felicità. Gioia di vedersi, di rivedersi tra di loro, che io ricordo si sono visti proprio poco, anche se oggettivamente, come dissi anche l'altra volta Eva, io ho dovuto registrare un fenomeno molto importante, che è stato quello della la familiarizzazione al di là della presenza fisica, cioè sono ragazzi che si conoscono, forse anche meglio, perché hanno avviato rapporti, tavoli di lavoro, momenti di studio, anche momenti di svago sulla piattaforma, su Teams. Quindi insomma, diciamo che si sono rivisti dal vivo dopo tanto tempo, e quindi erano felici, e chiaramente tutti a dire, ecco, ora sì che è una lezione, non da casa dove si sente male, il professore non mette per bene il microfono e salta la linea. Insomma, ecco, è un'altra cosa. Questo è fare scuola, questo è fare didattica. La didattica si fa in presenza, non si fa da casa. Ecco, direttrice, come vi siete organizzati per questo rientro? Quindi per garantire questo rientro, naturalmente rispettando tutte quelle che sono le regole di sicurezza? Certo, niente, noi teniamo 29 ragazzi nell'aula più grande che abbiamo, distanziati di un metro, ognuno ha un metro davanti, di lato e di dietro, e rimangono lì. Chiaramente ogni qualvolta i ragazzi fanno la pausa, perché ogni ora, 40 minuti, 50 minuti, fanno una pausa, allora apriamo, spalanchiamo tutte le finestre per la gioia di chi poi deve rientrare, perché oggettivamente è anche una situazione, c'è anche una temperatura piuttosto rigida, però questo è, non possiamo fare altrimenti. Ho detto, ragazzi, vestitevi, mettetevi una canottiera in più, portatevi dei guanti. Purtroppo non lo vedo mia figlia, che frequenta una scuola superiore qui vicino a Di Bagno a Ripoli, anche loro con le finestre aperte. Non possiamo fare altrimenti, quindi ci va bene così. Tornerò tra pochissimo da lei, adesso invece vado da Brando Rutten, studente del 35esimo corso in gestione di impresa. Allora Brando, saremo curiosi di conoscere come è iniziato per te questo anno scolastico alla Sati, come ti stai trovando, insomma un po' quella che è la tua esperienza personale. Beh, il corso è iniziato benissimo, abbiamo frequentato un paio di giorni, poi siamo rientrati tutti a casa. E il corso personalmente ha superato ogni aspettativa per me, anche per la gestione di questo didattica a distanza con la piattaforma Teams, che comunque ha garantito
il massimo delle prestazioni e ci ha permesso anche appunto di creare dei gruppi di studio in cui abbiamo avuto modo di conoscerci tutti quanti. E rientrando ci siamo conosciuti fisicamente, ma in realtà eravamo già tutti amici. È un corso... No, scusi. No, vai Brando. Che è un corso che è assolutamente completo, molto eterogeneo e mi sta dando esattamente quello che mi aspettavo che mi desse. Ecco, senti Brando, ma come sono state le lezioni a distanza e come è stato per te invece rientrare in presenza allora? Senta, inizialmente qualche problema di connessione, come chiaramente può immaginarsi, ma risolto nel giro di 2 giorni e la distanza ha avuto tantissimi vantaggi perché comunque era come essere in presenza, soltanto non abbiamo avuto modo di appunto di dividere gli spazi con gli altri compagni. Io non ho trovato nessuna differenza, onestamente. E quando li hai potuto comunque, non si può dire riabbracciare, ma insomma gomito con i compagni, com'è stato? È stato molto bello. Abbiamo reiniziato l'altro ieri, noi come secondo gruppo, e appunto conoscendoci da tutti abbiamo avuto modo semplicemente di guardarci in faccia e di dividere uno spazio nell'aula della scuola. Senti, in vista del futuro, che cosa ti aspetti da questo 35esimo corso in gestione di impresa e soprattutto cosa vorresti trarre dal corso? Quale specializzazione, insomma, stai pensando anche di intraprendere, Brando? Allora, senta, come tutti gli studenti sono entrato convinto di una specializzazione che per me era tecnologie industriali e adesso ho più dubbi di prima perché sono tutte molto interessanti e sto valutando anche il corso in gestione di impresa, ossia amministrazione. Siamo tutti entrati un po' con la convinzione di un corso e stiamo tutti cambiando idea, perché il corso è molto dinamico e interessante, quindi le idee che uno si era fatto magari si possono modificare nel tempo. Vedremo. Ecco, vedremo, senza ombra di dubbio. Torno dalla direttrice Guia Berti. Allora, anche quelle che sono, insomma, vorremmo parlare con lei di quelle che sono le testimonianze in classe che ci sono state anche in riferimento a quelle che sono le aziende che sono venute a conoscere i ragazzi e a parlare con gli studenti fino adesso? Allora, sì, diciamo che abbiamo cominciato ora per ovvie ragioni, certo. Perché allora, innanzitutto le testimonianze sono già state in parte presentate dai docenti, i docenti sono i tre coordinatori delle tre specializzazioni, le hanno però presentate quando ancora non c'era la didattica in presenza, quindi erano i docenti erano qui, i ragazzi erano a casa. Noi stiamo organizzando un'altra serie di testimonianze con le aziende, con i professori, con gli ex allievi, quindi ragazzi della loro età, praticamente che lo scorso anno, 2 anni fa, erano sui banchi di scuola ed erano lì come loro, con i loro dubbi a scegliere la specializzazione. Quindi faremo un altro ciclo di presentazioni perché è chiaro che dice bene Rutten, si comincia con un'idea, normalmente vogliono fare tutti marketing, poi perché chiaramente non conoscono le altre specializzazioni, poi vengono spiegate, capiscono che cosa sono, allora cambiano e si posizionano. E devo dire che le classi, perlomeno finora è successo, che si siano posizionate sempre in maniera molto equilibrata tra nelle tre specializzazioni. Cioè non è mai successo che tutti facessero marketing, qualcuno amministrazione e nessuno tecnologia industriale. Ecco, no, quello no. Senta direttrice, ma più o meno quante sono le aziende che collaborano con la SATI? Allora, noi abbiamo un gruppo di aziende, sono i nostri soci sostenitori, che sono circa 35 aziende del territorio, che i ragazzi vedranno alla fine di febbraio, il giorno del Recruiting Day, in cui le aziende verranno qui per scegliere i ragazzi in stage, per scegliere i ragazzi e portarli in stage a novembre. Naturalmente i soci sostenitori sono quelli che vedono i ragazzi per primi, perché chiaramente hanno dei benefit in quanto soci, e quindi alla fine di febbraio o i primi di marzo, ora guardiamo un pochino perché con questa storia del Covid noi abbiamo procrastinato la comunicazione della specializzazione, quindi vorremmo che facessero i colloqui ben convinti di quello che vorranno fare. Ecco, ma come fare per diventare anche le aziende che ci stanno ascoltando in questo momento, che volessero così partecipare e diventare soci sostenitrici di SATI, come fare, come mettersi in contatto con voi?
L'associazione Sostenitore di Sane è molto semplice, a parte ci possono chiamare, mandare un'email, deve essere inoltrata una domanda che viene portata all'assemblea dei soci che si svolge due volte l'anno per l'approvazione bilancio consultivo e preventivo, quindi ad aprile e ad ottobre. Quindi le finestre di ingresso sono queste due. Diventare socio sostenitore della Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali è un modo per far parte di un mondo, far parte e aiutare una realtà che forma giovani donne e giovani uomini che sono poi saranno le risorse che entreranno nelle nostre imprese. Quindi è un modo un pochino di restituire al territorio quello che a volte il territorio ti dà, perché sono ragazzi comunque che vanno a lavorare nelle imprese e tante aziende dicono sono felice di avere questi ragazzi, sono contento, quindi voglio restituire qualcosa. E qui chiaramente hanno tutta una serie di benefit, come abbiamo detto, vedere i ragazzi per primi e sceglierli per lo stage curriculare, partecipare ai nostri corsi online con una percentuale di sconto, prendere le sale che noi abbiamo alle murate. Voi sapete, io mi divido sulle due sedi, noi abbiamo delle sale annulate che diamo in affitto e chiaramente il socio ha diritto a uno sconto. Quindi insomma c'è tutta una serie di benefit che i radioascoltatori potranno trovare andando sul sito www.ssat.it. E allora invece torno da Brando, perché per gli amici del canale 841 che hanno modo di vederlo, quindi hanno visto insomma soprattutto l'abbigliamento, per gli altri vi dico subito che è un abbigliamento non di un ragazzo che va a scuola, quindi mi domando, Brando, ti sei vestito così, giacca e cravatta per la diretta di questa mattina o è il tuo abbigliamento per andare a scuola, la Sati? Questo è il mio abbigliamento normale per la Sati. La cravatta non è obbligatoria, però abbiamo un esame di diritto tributario oggi e per l'esame è richiesto l'abbigliamento completo, quindi cravatta, scarpe di pelle. Insomma, l'abbigliamento è molto importante perché è come se lavorassimo in azienda, quindi non vediamo a scuola in pantaloncini corti e ciabatte, ma è richiesto un abbigliamento adeguato. In effetti mi sembra infatti di dire, cioè Brando non sta andando insomma a scuola ma in un ufficio, perché vi siete, perché diciamolo, c'è questo grande collegamento già da subito, scuola, lavoro, direttrice, e anche la forma conta. Assolutamente, la forma a volte è sostanza, quindi qui dentro si insegna anche a vivere la propria spazialità all'interno di un'azienda, quindi non si insegna solamente a sapere che cos'è una partita doppia, ma si insegna anche ad arrivare puntuali, a sapere che ci sono determinati momenti nell'attività lavorativa di una persona dove bisogna andare vestiti in un certo modo. Si insegna a questi ragazzi chiaramente a vivere un pochino. Ora, Brando è una persona più adulta, ci sono ragazzi che hanno 18-19 anni, no? Che quindi entrano nel mondo del lavoro dopo le superiori e gli va insegnato, hanno legittimamente 19 anni e fanno le cose che 19 anni. Quindi se questi ragazzi mi arrivano alle 9:10, come magari poteva succedere alle scuole superiori, che dicevano vabbè io entro all'ora dopo, i ragazzi sanno che alle 9:10 il portone è chiuso e vanno a casa, non entrano all'ora dopo, perché a lavorare banalmente non si arriva mai in ritardo. Insomma, ecco, questo è un pochino una delle caratteristiche che da sempre contraddistingue questa scuola. Come diceva Brando, quest'anno la cravatta hanno deciso di toglierla, però vengono comunque sia con la giacca, la camicia, il completo, sono banditi jeans, non si può venire in scarpe da ginnastica, i pantaloni strappati, le gonne troppo, insomma bisogna venire in maniera professionale. Brando, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Fede di Scandici, che salutiamo. Ma rispettano le regole con mascherine e lavaggio mani? Ci dice quando. Cioè, proprio siamo intransigenti. Anche nell'aula computer facciamo lezioni di informatica e finita la lezione dobbiamo disinfettare gli schermi, le tastiere con gli spruzzini appositi, mascherine fisse anche in classe. E patiamo un po' il freddo, ma almeno ci tuteliamo tutti quanti. Grazie davvero a Brando Rutten, ricordiamolo, lo studente del 35esimo corso in gestione di impresa della SATI, Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali. Grazie alla direttrice Guia Berti, che ritroveremo giovedì prossimo. E mi raccomando, se vi chiedono che radio ascoltate, lo sapete insomma qual è la risposta. Sì.
Non c'è dubbio, lo sai bene. Saluto Guia, ma saluto anche Simo da Cernusco sul Naviglio, che ci scrive al 3925727775. Io vi ascolto da Milano, un abbraccio. Grazie Simo. Noi ci fermiamo, piccolissima pausa, poi torniamo con il prossimo ospite.